In principio la terra era una pianura sconfinata e tenebrosa, separata dal cielo e dal grigio mare salato, avvolta in un crepuscolo indistinto. Non c'erano né sole, né luna, né stelle. Tuttavia, molto lontano vivevano gli abitanti del cielo, esseri spensierati e indifferenti, dalle fattezze umane ma con zampe da emù e capelli dorati, lucenti come ragnatele al tramonto. Erano senza età e perennemente giovani, poiché esistevano da sempre nel loro verde paradiso lussureggiante, al di là delle nuvole occidentali. Sulla superficie della terra si vedevano soltanto le buche, che un giorno sarebbero diventate i pozzi. Non c'erano né animali né piante, ma molli masse di materia concentrate intorno alle buche. Grumi di minestra primordiale, silenziosi, ciechi, senza respiro, né veglia né sonno. Ciascuno aveva in sé l'essenza della vita o la possibilità di diventare umano. Ma sotto la crosta della terra brillavano le costellazioni, il sole splendeva, la luna cresceva e calava e giacevano nel sonno tutte le forme di vita. Il fiore scarlatto di un pisello del deserto, l'iridescenza di un'ala di farfalla, i vibranti baffi bianchi di vecchio uomo canguro, assopiti come semi del deserto che devono aspettare un acquazzone di passaggio. Il mattino del primo giorno al sole venne voglia di nascere. Quella sera le stelle e la luna lo avrebbero imitato. Il sole squarciò improvvisamente la superficie e inondò la terra di luce dorata, riscaldando le buche in cui dormiva ogni antenato. Questi uomini dei tempi antichi, diversamente dagli abitanti del cielo, non erano mai stati giovani, erano vecchi, zoppi e stremati, dalla barba grigia e le membra nodose, e per tutti i secoli avevano dormito in solitudine. Accadde così che quel primo mattino ogni antenato dormiente sentisse il calore del sole premere sulle proprie palpebre e il proprio corpo, che generava dei figli. L'uomo serpente sentì i serpenti strisciargli fuori dall'ombelico, l'uomo cacatua sentì le piume, l'uomo bruco sentì una contorsione, la formica del miele un prurito, il caprifoglio sentì schiudersi foglie e fiori. Ogni essere vivente, ciascuno nel suo diverso luogo di nascita, salì a raggiungere la luce del giorno. Quello che abbiamo ascoltato era Bruce Chatwin, Le vie dei canti, 1987, una straordinaria grande cosmografia, una mitologia e cosmografia che riguarda popolazioni molto lontane da noi, gli aborigeni australiani. Immaginatevi che Chatwin scopre una mappatura dell'universo compiuta non da un punto di vista geografico, appunto nella proiezione spaziale, ma attraverso dei canti. Ci sono come delle mappe fatte di canto, e sapere questi canti e seguire e riprodurre questi canti significa percorrere il cammino che porta in un certo luogo, da un certo luogo. Maria Paiato, che ha letto per noi e leggerà per noi diversi altri brani questa sera, è un'attrice troppo famosa perché io possa in due minuti sintetizzare, però qualche titolo voglio ricordarlo, soprattutto per teatro e per film, per il cinema, perché sentirete subito come sia un'attrice di quelle che si confrontano con i classici. Non so se sia la prima cosa importante, ma sicuramente subito dopo il diploma alla Silvio D'Amico ha recitato in Aristofane, era Le donne della festa con la regia di Massimo Manna, 87, poi Flaiano, Il caso Papaleo,
sto elencando un po' i fila per, come dire, schidionare lungo i secoli. Poi la commedia cortigiana dell'Aretino, gli intrighi d'amore del Tasso, Davanti alla legge di Franz Kafka, Ennio Coltorti, siamo ancora solo all'88, e poi Shakespeare, La dodicesima notte, Le nozze di Figaro di Beaumarchais, Giorgio Gaber con i piccoli pezzi brevi di Harold Pinter, da Harold Pinter, e ricordiamo ancora Feydeau, Chauderlot de Laclos, Dante Alighieri d'Inferno, era Lorenzo Salvetti nel 97, Samuel Beckett, Finale di partita, qualcosa che a me è molto nel cuore, una piccola piccola cosa, La Maria Zanella di Sergio Pirattini, con la regia di Maurizio Panici, l'ho vista 10-12 volte e mi lega sempre al viso e alla voce di Maria. Poi Euripide, Le Troiane, Giovanni Testori, L'Erodiade, Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, Medea di Seneca e credo sia dell'altro ieri, Dürer, Matt, Play, Strindberg, credo l'anno passato, pochi mesi fa. Pochi titoli di film, Francesca Archibugi, Lezioni di volo, li ho scelti perché hanno un senso, Francesca Comencini, Racconti e immaginazioni di donne, Lo spazio bianco, e poi con Carlo Mazzacurati, La passione e La sede della felicità, e ancora ieri, La pelle dell'orso, e chissà domani sarai già impegnatissima. Gli altri ospiti di questa sera sono Piero Boitani, che saluto. Piero Boitani è professore di letterature comparate alla Sapienza, ha insegnato a Cambridge letteratura e lingua italiana, ha avuto anche un PhD a Cambridge, insegna anche a Lugano all'Università della Svizzera Italiana. Perché è qui? È qui non solo perché ha lavorato molto su Ulisse, l'ombra di Ulisse e altri scritti ulissici, e quindi Ulisse era uno che senza le stelle, come siamo noi questa sera, l'orientamento lo vedeva poco, lo aveva poco. Credo ci sia un'app, credo che lo chiamino così i giovani oggi, che è una cosina che se metti il telefonino contro il cielo ti dice, sapendo in che luogo ti trovi, esattamente quante costellazioni ci sono. Andrea, facciamo vedere la prima delle immagini, quelle che lei ha messo in serie. 88 sono le costellazioni riconosciute ufficialmente dall'Associazione Internazionale di Astronomia, o come diamine si chiamerà. Eccole qua, alcune di quelle gli astronomi sanno bene riconoscere in cielo dei segni. Sto guardando oltre a Piero Boitani, che oltre al libro su Ulisse ha scritto un libro che ci accompagna questa sera, anche perché parecchi dei testi che abbiamo poi scelto vengono da Il grande racconto delle stelle, uscito dal Mulino poco tempo fa, e fra l'altro Chetwin è citato anche qui dentro, quindi Piero Boitani sarà con noi perché lui si è anche occupato con Manlio Simonetti di tradurre in italiano e commentare i testi del Viaggio dell'Anima con Bonfrate. La Lorenzo Valla, che lui stesso collabora a dirigere, o forse proprio dirige, è una delle grandi collezioni di classici greci e latini, e lì dentro c'era Il Viaggio dell'Anima tra le stelle. Di questo si parlerà spesso, fra l'altro anche con Lina Bolzoni, che qui è di casa, è la seconda delle invitate della Normale, la scuola, che è illuminata in questo momento così bella, che scende in piazza in questo quarto incontro. Il tema di questa sera è Fra cielo e terra. Ve lo ricordate tutti, immagino, no? Già al liceo, There are more things in heaven and earth, mio Orazio, ci sono più cose fra cielo e terra than are dreamt in of in your philosophy, di quanto la tua filosofia possa sognare. Il verbo to dream è forte in questa posizione, eh? Ce lo dirai fra poco, Piero, tu che sei uno specialista anche di Shakespeare. Lina Bolzoni, dicevo, che tutti voi conoscete, spero molti ragazzi in piazza, in aula la mattina. Lina è una delle grandi specialiste di Ariosto e fra poco Maria ci leggerà un passaggio del 34esimo del Furioso. Tutti si ricordano che Astolfo sale sulla luna a un certo momento per raccattare il senno di quel povero pazzo di Orlando che l'ha perduto dietro quella mascalzoncella a cui va dietro, di quella bellissima principessa figlia del re del Catai, Angelica, che Angelica è di nome ma non di fatto. Come mai va a finire lassù il senno? E poi forse di stelle si parlerà con Lina Bolzoni, anche perché lei, che si è occupata dell'Orlando Furioso nelle specchio delle immagini, un bellissimo immenso volume
curato nel 14 per l'Enciclopedia Italiana, dove c'era il Furioso in tutte le vesti iconografiche, ma anche si è occupata molto di astrologia medievale, rinascimentale. E quindi perché la Luna e le stelle? Perché i pianeti? Faccio solo appena vedere questo bianco bellissimo, Giulio Camillo, l'idea del teatro, a cui ricorreremo tra poco, perché qui dentro c'è un sistema planetario di memoria del cosmo. E allora perché ha bisogno l'uomo e come fa ad andare a cercare tra le stelle e i pianeti il senso della realtà? È una cosa che non chiederemo forse invece a Guido Tonelli, che è professore di fisica generale qui all'Università a Pisa e che ha rischiato, ci è andato a un passo a prendere il Nobel, ma per noi l'ha preso, nel senso che lo vedremo fra un istante. Possiamo far passare, mentre presento brevemente il professor Tonelli, quelle immagini, Andrea, proprio quelle di poco fa, quelle in cui, ecco, vediamo che cos'è questo, ce lo potrai dire dopo, Guido? Sì, sì, certo. Ce lo spiegherai bene, questo immenso oggetto che ci sarà molto vicino. Vedremo tra poco un altro oggetto, memorizzate questa immagine per favore, perché vedrete un altro oggetto di Méliès, che non ha nessun rapporto ma che scherzosamente metteremo insieme. Casomai poi faremo ripassare queste immagini, che cosa succede dentro questo strano oggetto, che è qui a Pisa, non distante più forse di 3-4 chilometri. François Englert, e a destra fra poco comparirà il famoso Peter Higgs. Tutti avranno sentito una volta parlare del bosone di Higgs, al centro il nostro Guido Tonelli, a Stoccolma immagino, mentre danno il premio a sinistra Higgs e a destra Englert. Ci piaceva presentarlo così, insieme con questi LHC, si chiamano, Guido? Queste strane cose disposte nel mondo in vari luoghi? Questo è Virgo, sono gli interferometri che hanno registrato le onde gravitazionali. Guardate bene questa strana posizione della Terra, vedete addirittura l'Italia, la Spagna, l'Europa, appoggiata per così dire nello spazio. E questa è una scalata di Mercurio, Venere, la Terra, Marte, vedete le posizioni relative. E si tornerà a parlare di questi pianeti reali all'interno di un mondo che, come vedete, è fatto anche di assurdi buchi neri, terrificanti, come due gorghi che si inghiottono uno con l'altro. Ci sarà un po' di Heisenberg forse sullo sfondo, ma Piero Boitani ci ha ricordato in un bel passo del suo libro che Heisenberg ha scritto delle parole importanti sulla bellezza, e in questo modo torneremo dalla scienza di nuovo, immagino, proprio al concetto di ordine del cosmo, armonia del mondo, la chiamava Leo Spitzer. Però Guido Tonelli, ecco qua, ha scritto due libri che si chiamano La nascita imperfetta delle cose e subito dopo Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo. Due libri scritti, direi in modo celeste, se si può usare la metafora, dove, esattamente come nel caso di Paolo Zellini l'altra volta, ci si perdona a se stessi, voglio dire, di non aver tanto amato la matematica e la fisica da ragazzi, però ci si dice in fondo, per fortuna ho incontrato questi grandi divulgatori che me la fanno capire e amare. E perché mai la nascita imperfetta delle cose? Tutto nasce da un'imperfezione. Partiamo allora da qui, se consentite tutti voi ospiti, per non parlare del cielo stellato. Ha detto delle cose e poi scrive questo. Quello che tutti hanno guardato, se non altro per cercare le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo. Alzi la mano chi non l'ha fatto da ragazzo con la fidanzata a dire ecco lassù, perché si lega un desiderio alla stella cadente, e la rivedremo tra poco in un film di Méliès, Apparire all'improvviso. Perché i desideri si legano? Lina Bolzoni, la risposta non è per subito, ma è un pochino per chiederti già di intervenire su questo. Come mai si lega un desiderio lassù alle stelle? Gli antichi dicevano, Platone e i suoi derivati, dicevano che quando si nasce, la faccio stringata e mi perdoneranno i grecisti in piazza, quando si nasce le stelle assumono una certa posizione sopra di noi e lo spirito, che prende l'anima da sempre eternamente sulle stelle, viene a imprimere dentro di noi un carattere, cioè proprio un carattere, un segno, che corrisponde a quella particolare posizione delle stelle in quel particolare momento. E da allora siamo nati sotto Saturno, per esempio tutti gli artisti malinconici, un po' folli, oppure nati sotto questa o quella costellazione. Il cielo degli innamorati e dei bambini, continua Tonelli, che sollevano la testa all'insù verso lo sciame di stelle della Via Lattea, immaginatevela dietro queste
antipatiche nuvole di oggi, e ripetono al babbo, alla nonno, la stessa domanda che mi ha fatto Elena, la mia nipotina, quando aveva 4 anni: che cosa sono tutte queste lucine nel cielo? Ecco, diciamo che per rispondere a questa domanda siamo qui questa sera, perché in realtà queste lucine che sono in cielo, Guido Tonelli, non ci sono più da tanto tempo. È una delle cose che si impara leggendo Carlo Rovelli, l'ultimo libro apparso adesso sul tempo, o le 7 lezioni di fisica, o anche te adesso quando dici il cielo stellato che il nostro cervello ricostruisce è un'immagine quasi arbitraria di una realtà che sappiamo essere dipendente dal luogo, dal momento, dallo strumento con cui si osserva, però non ci sono già più, perché sono state lì magari qualche miliardo di anni fa e la loro luce ci raggiunge oggi, la sera di mercoledì 14 giugno a Pisa, Piazza dei Cavalieri, alle ore 21:40. Buonasera a tutti. Spesso mi capita di discutere con persone che non hanno particolare esperienza in attività scientifiche e mi dicono: ma voi vi occupate di cose molto distanti dalla realtà. Questo è un argomento che si sente spesso dire. Voi studiate particelle elementari, grandi galassie, non hanno questi oggetti, queste cose, nulla a che fare con la realtà. Si intende la realtà il mondo materiale in cui viviamo, quello in cui facciamo la spesa, conosciamo persone, siamo in ritardo sul lavoro, prendiamo un autobus, ma è realtà anche il cielo stellato che ci sovrasta. Siamo abituati a considerarlo una cosa reale. E io faccio spesso l'esempio del cielo stellato perché, se ci si riflette un attimo, quello che si vede ogni volta che non ci sono le nuvole, che si può osservare in una bella sera d'estate, una parte di quelle costellazioni che venivano prima illustrate, quello che si vede è una cosa che non ha nulla a che fare con la realtà, o quantomeno con quel concetto di realtà che abbiamo. In che senso? Nel senso che appena mi allontano dalle dimensioni tipiche nostre, noi siamo oggetti, io peso 80 kg, l'età media è circa 80 anni, abbiamo delle dimensioni spazio-temporali molto ben definite e ci muoviamo in questo ambito. Nel momento in cui lasciamo questo ambito, o verso oggetti molto piccoli, o verso oggetti molto grandi e molto distanti, le categorie che siamo abituati a usare per andare a comprare qualcosa al mercato o per fare amicizia o per fare una cena con gli amici non servono più, bisogna buttarle. E qui mi viene in mente qualcosa che ha a che fare un po' con l'Ariosto, cioè la realtà, quel fare i conti con la realtà con cui Orlando combatte per tutta l'opera, fa parte un po' anche di questo. E poi non a caso deve andare sulla Luna a stolfo, bisogna allontanarsi da questo guscio per recuperare, ci torniamo su questo. Beh, appena ci si allontana da questo mondo, il mondo di oggetti che sono distanti chilometri, migliaia di chilometri, si vanno a esaminare oggetti che sono distanti milioni di chilometri, o miliardi di chilometri, o decine di miliardi di chilometri, anni luce, e così via, il comportamento di questi oggetti è completamente diverso da quello che siamo abituati. Per esempio le stelle, quando una stella dista un anno luce da noi, 50 anni luce per esempio, la luce impiega 50 anni ad arrivare, quindi possiamo ben dire che forse questa stella è ancora lì. A circa la nostra età, o poco nel momento più, in cui meno. Vediamo questa stella, ma quando la stella dista decine di migliaia di anni luce, oppure una galassia dista milioni di anni luce, miliardi di anni luce, quando con un telescopio osserviamo una galassia che dista 5 miliardi di anni luce, quella stella in quel momento, quella galassia in quel momento, noi vediamo la luce e quella luce è stata emessa 5 miliardi di anni fa, quindi noi vediamo una cosa che non c'è. Ti posso interrompere, ma ha senso dire fa ancora? Non ha molto senso perché si scopre subito, appena ti allontani dal mondo ordinario e vai nell'infinitamente piccolo o nell'infinitamente grande, quel bagaglio di concezioni ordinarie, per esempio dire abbiamo cominciato questa conferenza un quarto d'ora fa, no, non serve più, perché scopri subito che per ogni punto c'è un particolare tempo, non c'è un tempo simultaneo per tutti, non c'è un orologio unico che batte, ognuno ha il suo orologio. Non riusciremo mai a misurarlo con gli strumenti che abbiamo in mano, ma se io salgo all'ultimo piano della normale, il tempo per me scorre a una velocità diversa.
Se vado vicino a un pianeta molto più massiccio della Terra, se vado vicino a un buco nero, il tempo diventa lentissimo. Se vado dentro un buco nero, il tempo va quasi a fermarsi. Allora, come fai a non perdere la testa quando ti allontani dalla realtà? Se vuoi capire la materia, se vuoi capire la materia, devi perdere la testa, nel senso che devi abbandonare quel bagaglio di pregiudizi che ti nasce dal vivere in un ambito molto piccolo di questo universo, in uno guscio infinitesimo. Ti interrompo, perché perdere la testa ci chiama subito evidentemente a Lina Bolzoni, ma non so se hai voglia, Maria Paiato, di leggerci due passaggi adesso di Aristotele, dalla Metafisica, per vedere perché mai ci diamo tanta pena e perché mai è così importante stupirsi, meravigliarsi come i bambini di fronte a un cielo stellato. Ma voi intanto in piazza non dimenticate il perdere la testa, perché fra poco ne sentirete abbastanza delle belle. Maria, Metafisica A di Aristotele. Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia. Mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori. Per esempio, i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e delle stelle, o i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Grazie Maria, rimani pure in piedi per favore, perché ora ti chiederò di leggere un passaggio rapido, ma chiederei ad Andrea di proiettarci intanto la Luna, che è la Luna piena, che è la seconda di quelle 10 immagini, eccola qua. Questa viene da Campolongo al Torre, provincia di Udine. Marco Russiani l'ha fotografata ed è una di quelle immagini assolutamente mirabili che dobbiamo avere dietro di noi e dentro la mente. Ricordate Kant, il cielo stellato sopra di me e la legge morale nel fondo del mio cuore. Mi pare finisca così la critica della ragion pratica, se non ricordo male. È una delle più belle foto, che però va messa subito in confronto con Galilei, la prossima immagine. Così intanto prendiamo subito contatto con come l'uomo è arrivato. Ecco qua, questi magnifici acquerelli di Galilei, Andrea, facciamoli rivedere, sono stati dipinti tra l'inverno del 1609 e l'inizio del 1610, accompagnavano il Siderius Nuncius, e c'è tutta una lunga storia da fare, ma guardate la seconda fila, quella più a destra. Andrea, se ritorna appena un momento indietro, così confrontiamo il disegno di Galilei con la fotografia di pochi anni fa e vedrete come Galilei fosse già accuratissimo con il suo cannocchiale. La foto di poco fa, se riesce a ritornare indietro, mi scusi se la faccio correre su e giù, ma perché non c'è niente come accostarsi attraverso lo strumento cannocchiale. Eccola qua, vedete, guardate con attenzione dove si trovano quelli che oggi noi chiamiamo crateri, ma che nessuno aveva chiamato crateri prima di Galilei. E lui, citando letteralmente Ludovico Ariosto, che adorava, li chiama monti e valli. E sentiremo tra un pochino questo passaggio di Ludovico Ariosto. Lasciamo questa immagine intanto che Maria Paiato ci legge Omero, Iliade 18, che prendiamo sempre e poi chiederemo a Piero Boitani di commentarlo. La scultura della terra e del cielo e del mare, ci dirà Piero Boitani dove è fatta questa scultura. Vi scolpì la terra ed il cielo ed il mare, il sole che mai non si smorza, la luna nel pieno splendore e tutte le costellazioni di cui si incorona il cielo, le Pleiadi, le Iadi, la forza d'Orione e l'Orsa, detta anche Carro per soprannome, che gira su se stessa guardando Orione ed è l'unica a non immergersi nelle acque d'oceano. Hai voglia ancora di leggere Euripide e lo Ione che viene subito dopo, perché così abbiamo di nuovo l'immagine di un ricamo trapunto e in qualche modo è come se fosse la mano dell'uomo o forse di Dio che ha trapunto in cielo con l'ago finissimo dell'ingegno, così Alessandro Manzoni comincia I Promessi Sposi. Quindi una metafora lunga che ha una grande vitalità.
Era tutto un ricamo trapunto. C'era Urano che chiamava raccolta le stelle nella volta del cielo. Helios che faceva galoppare i cavalli verso l'ultimo raggio del giorno, trascinandosi dietro Espero scintillante. La notte nel suo nero mantello frustava i cavalli del suo carro e una schiera di stelle faceva da corteggio alla dea. Le Pleiadi ruotavano in cielo assieme a Orione con la spada in mano. Al centro, in alto, l'orsa sfiorava il polo con la sua coda d'oro e il ciclo della luna scandiva il mese in due parti coi suoi raggi e insieme c'erano le Iadi, segnale certo ai naviganti, e Lucifero, portatore dell'alba che mette in fuga le stelle. Grazie Maria Pagliato. Piero Boitani, abbiamo tratto dal tuo grande racconto delle stelle la vicinanza, direi, tra questa grande descrizione omerica e questo passaggio dello Ione di Euripide, che in fondo hanno tanto da spartire. Tu dici in qualche luogo del tuo libro che l'inventore della notte è stato Virgilio. Spiegaci un poco cosa significa inventare la notte dal punto di vista evidentemente della poesia, e poi in che contesto questo Iliade XVIII e questo Ione di Euripide vanno nel discorso che stiamo facendo. Quello che si chiama, Piero, brevi cenni sull'universo, brevi, ma è a questo che siete invitati qui. Notte sull'universo, allora. Hic Rhodus Hic Salta. Certo, allora cominciamo subito dal XVIII. Quello è lo scudo di Achille, quello che ha letto Maria, è la descrizione del primo strato dello scudo di Achille, lo scudo nuovo fatto da Efesto apposta perché Achille possa uccidere Ettore sostanzialmente. Con questo scudo, sul quale è rappresentato l'intero universo, poi c'è una città in guerra, una città in pace, un processo, insomma c'è tutto quello che noi viviamo, diciamo, tutti i giorni. Achille entra di nuovo in battaglia. Ed è abbastanza singolare che Achille abbia bisogno di uno scudo sul quale è rappresentato il cielo pacifico, diciamo, per entrare. Achille che viene nel momento in cui entrerà e ucciderà Ettore, paragonato alla stella Sirio, la stella cane, cattiva. Vabbè. Quello. Il secondo passo, quello di Euripide, cioè il cielo trapunto eccetera sulla tenda, il tendaggio, è in realtà il modo in cui Euripide nello Ione sta rifacendo non il XVIII dell'Iliade ma l'ottavo dell'Iliade, cioè il pezzo più antico di poesia siderale, diciamo, che la letteratura occidentale conosca, quella quando i troiani si fermano perché si fa buio all'improvviso. E non, col buio loro non combattono perché non hanno questi strumenti qua. Il microfono Piero. Beati loro. E, allora Omero si dilunga a dire che accendono i fuochi e tanti sono i fuochi che hanno acceso quante le stelle in cielo. Ma non si limita a far questo, ma a fare tutta una descrizione del cielo notturno straordinario con un pastore che gioisce alla fine, che è l'antenato del pastore errante dei leopardi poi. Ma, quindi le cose, appunto, l'universo, la storia dell'universo in pochi istanti. Il passo del XVIII dell'Iliade però, cioè quello che Achille si porta sullo scudo per uccidere Ettore, incidentalmente lo scudo mi richiama, tu hai fatto vedere l'immagine della luna di Galileo, e beh, Milton nel Paradiso Perduto dice che Satana porta uno scudo, Satana è con Galileo, grande, più grande di quello che Galileo ha disegnato, che ci ha fatto vedere della luna. Tenerlo vicino, altrimenti entra in risonanza. Entra subito in poesia, appena uno scienziato ha fatto colpo, per così dire, Milton l'ha tradotto in poesia. Vabbè. Dunque, quel brano del XVIII dell'Iliade viene ripreso nel quinto dell'Odissea, paro paro, cioè parola per parola. Perché? Perché lì Ulisse deve navigare dall'isola di Calipso o Gigia, presumibilmente verso Itaca, invece poi finisce, come sappiamo, nell'isola dei Feaci, e Calipso gli ha detto: guarda, devi navigare così, così e così, devi seguire queste costellazioni, queste stelle, eccetera. Tra l'altro, in particolare,
il grande carro, lo devi tenere sempre sulla destra, il grande carro che mai non tramonta, ripetendo proprio quei versi lì. Quindi diventano, per così dire, informazioni tecniche. È la prima volta che vediamo un personaggio, poi un personaggio che non è uno secondario, come dire, ma è un Ulisse, appunto, il quale si orienta seguendo le stelle. Quindi un brano che ha avuto poi un seguito incredibile nella poesia, nella letteratura dei secoli successivi. Piero, possiamo pensare che il filo d'Arianna in qualche modo sia anche questo. Arianna, certo, era una divinità luminosa del cielo nell'antichità. Quando tu parlavi di costellazioni, le costellazioni servono, perché come è noto le costellazioni sono del tutto artificiali, cioè le stelle che vanno a formare una costellazione non stanno lì una vicina all'altra, è il modo in cui le vediamo noi che sembra formare, non so, un carro, oppure i cinesi quello stesso carro lo chiamano il cucchiaio, perché è la forma del cucchiaio con cui mangiano la zuppa, o altri oggetti o personaggi, animali, eccetera, no? Del tutto artificiale. Le costellazioni sono fatte in modo che noi ci possiamo ritrovare. Se non ci fossero, se noi non potessimo, diciamo, punteggiare il cielo con le costellazioni, ci perderemmo immediatamente. Infatti Calvino, quando c'è, come si chiama, il signor Palomar, la notte quello sta sulla spiaggia, sulle spiagge del Tirreno, appena toglie gli occhiali per andare a prendere il foglio con la mappa, eccetera, non ritrova più le costellazioni, si perde immediatamente, no? Nonostante il nome che porta, e cioè Palomar, che è il nome di un grande astronomo, il grande osservatore astronomico, no? Quindi le costellazioni sono come il filo d'Arianna, cioè ci servono per capire dove andiamo, insomma. Piero, torneremo su questo, leggeremo anche fra poco Calvino, poco più tardi. Io intanto, giusto per giustificare questi due leggerissimo e pesantissimo volume, che sono le opere, il secondo volume di Abi Warburg, e un piccolo saggio importante di Fritz Sachsel, difficile anche da trovare, ci sono riuscito, vorrei convocare Lina Bolzoni in questo senso. Piero Boitani ci ha detto: le stelle servono a orientarci, a capire il percorso sul mare, la notte o nel labirinto della vita. Tutti e due, cioè Abi Warburg, il grande maestro, e poi l'allievo geniale Fritz Sachsel, hanno dedicato molte, molte pagine alla divinazione astrologica. Per esempio c'è un saggio famoso su Lutero e Melantone. Sembra, dice Warburg, che Lutero avesse una posizione abbastanza blanda, approvava il nucleo mistico trascendentale del prodigio cosmologico creato dall'onnipotenza di Dio. Invece Melantone utilizzava l'astrologia come una misura di protezione intellettuale contro il fatum terreno condizionato dalle forze cosmiche. E poi non è possibile non ricordare almeno un momento, Schifanoia, questo saggio meraviglioso in cui per la prima volta nel 1912 Abi Warburg ci insegna a leggere quello che molti anni dopo Roberto Longhi nel 1933 leggerà in tutt'altra dimensione in Officina Ferrarese, da un punto di vista eminentemente stilistico. E invece Warburg va lì a cercare proprio gli arcani, cioè le stelle che dall'India sono passate in Persia e poi sono arrivate nell'umanesimo latino d'Italia e da lì si sono fissate sulle pareti. Lina Bolzoni, che cosa rappresenta allora l'astrologia come scienza, non come è arrivata a essere oggi come oggetto da giornalini per il dentista o per il barbiere? Un tempo è stata una scienza con un suo peso, una sua rilevanza scientifica, direi proprio. Ci ha creduto Pico della Mirandola, ci hanno creduto Giulio Camillo, altri personaggi. Beh, intanto diciamo che quello che noi consideriamo scienza e quello che noi consideriamo magia e astrologia si sono per moltissimo tempo intrecciati, diciamo, e anche l'astrologia, diciamo, è stata legata alla capacità di osservare le stelle e anche in popolazioni molto, molto antiche. E io volevo riprendere alcune delle cose che sono già state dette prima. Intanto mi è piaciuto molto quello che ha detto Guido, no? Cioè il fatto che quando noi guardiamo le stelle, in realtà, se vogliamo capire, dobbiamo distruggere, no, tutto il nostro modo tradizionale. E effettivamente questo, diciamo, in un modo diverso
ma anche il pensiero magico e soprattutto la letteratura l'ha fatto, quindi grazie di aver citato Ariosto. Cioè, diciamo che contemporaneamente è andata avanti una ricerca, tra virgolette, scientifica, e anche il bisogno di orientarsi nella realtà e anche di costruire, diciamo, altre realtà possibili, e questo è veramente affascinante. Io credo che la poesia e la letteratura abbiano avuto un grandissimo ruolo in questo, quindi mi piace molto, diciamo, questo accostamento che hai fatto. E poi, diciamo, la questione è appunto quello che diceva anche Piero Boitani, cioè la paura dei primi uomini davanti al cielo, la paura che il sole non tornasse a risorgere, e quindi, diciamo, il bisogno di costruirsi una mappa, di costruirsi delle figure attraverso cui poter guardare il cielo, poterlo leggere, diciamo, come e un questo libro. E questo, diciamo, è alla base, io credo, poi anche dell'astrologia, nel senso che c'è il bisogno di non sentirsi soli nell'universo, c'è il bisogno, diciamo, di pensare che c'è un collegamento, che ci sono dei legami, no? E di qui poi i vari modi in cui questi collegamenti sono stati costruiti. Appunto, si proiettano nel cielo delle immagini che sono legate ai miti, che sono legate quindi alla memoria delle comunità. E la storia poi, diciamo, di tutto questo è estremamente affascinante, perché appunto tu ricordavi Schifanoia. Lì, diciamo, siamo nel pieno della cultura umanistica. A me piace sempre pensare che Ariosto sicuramente ha visto Schifanoia, certo. Dove appunto nella parte bassa hai la rappresentazione della vita di tutti i giorni, nella parte più alta hai i trionfi delle divinità, e poi questa hai queste misteriosissime immagini che appunto Warburg, grazie a Sachs, ha decifrato. E credo che in questo io, diciamo, mi sento molto vicina alla linea warburgiana, cioè nel senso che quando noi guardiamo queste immagini sicuramente possiamo apprezzare, e dobbiamo farlo, gli aspetti stilistici, formali, ma non possiamo dimenticare il contenuto di conoscenza che c'è dentro. Interrogano, insomma, queste immagini. Cioè lì, diciamo, siamo nel pieno della civiltà del Rinascimento italiano e ci sono queste immagini che vengono da lontano, vengono da Teocro babilonese, e quindi, diciamo, Abumasar, possono esatto. Arrivati a Pellegrino Tebaldi, eccetera. Per cui, ecco, io credo che questa complessità di significati sia molto importante, che naturalmente non vuol dire, tra virgolette, credere all'astrologia, certo. Anche, anche se via via anch'io leggo l'oroscopo. Ognuno, diciamo, di noi la mattina guarda dire, un po' come vuol dire andrà capire, la sua capire cos'è stato nel passato, e anche, diciamo, un grande strumento di autoconoscenza. In fondo, quando Cardano, diciamo, si fa l'oroscopo, no? È anche un tentativo di capirsi, di capire la propria psicologia. Un attimo prima di dare la parola a Guido Tonelli, appena un secondo, perché su questa battuta di Lina Bolzoni, il cui intervento mi piace molto, perché trovare in cielo un senso e quindi una garanzia, una protezione, un valore aggiunto alla propria esistenza. Non credete troppo alle stelle, però proiettatevi lassù verso le stelle, questo è un po' il messaggio. Questo saggio di Fritz Saxl sulla fede astrologica di Agostino Chigi conferma quello che tu stavi dicendo, Lina, perché chiunque sia stato alla Farnesina, proprio davanti all'Accademia dei Lincei, a cui ho dimenticato di dire Lina di cui fa parte, quindi andrai spesso, immagino, uscendo dall'Accademia, proprio il palazzo di fronte, a vederti Raffaello, il Peruzzi, insomma, e tutti coloro che hanno dipinto, che cosa? L'oroscopo di Agostino Chigi, questo ricco mercante quattrocentesco che era nato, pare, intorno al 1465. Allora, gli studi di Arturo Behr hanno dimostrato, citati da Saxl, che quelle costellazioni dipinte sul cielo, con Giove in Ariete, Luna in Vergine, Marte in Libra, Mercurio in Scorpione, eccetera, eccetera, sono identificabili il primo dicembre 1466. E dunque Agostino Chigi ha voluto far rappresentare dai più grandi pittori del tempo il proprio giorno di nascita. E dice Saxl: a Firenze la cupola significa il cielo stellato, nella Farnesina il soffitto risponde a un sentimento di gloria. Il contenuto astrologico pare velato con cura, domina l'ambiente un sentimento classicheggiante ovidiano.
Guido Tonelli, ti vedevo molto voglioso di intervenire sulle cose che diceva Lina. Mi piaceva l'idea di, che si ricollega un po' anche al primo brano sulla cosmogonia. Cioè, se uno esamina la civiltà più sperduta, la tribù più isolata su questa terra, o quelle che sono scomparse, o va indietro nella storia e cerca di ricostruire l'immaginario dei nostri antenati, diciamo, scopre che c'è un tratto comune molto evidente. Ricordo uno dei primi manufatti, quel bellissimo scudo, mi veniva in mente quando Piero lo citava, lo scudo con la luna, il sole e alcune stelle, uno dei manufatti più antichi che abbiamo a disposizione. Allora c'è questa impressione che non sia possibile costruire una civiltà, una società, anche in forme microscopiche, diciamo, senza una spina dorsale, e questa spina dorsale è il grande racconto delle origini. Cioè, che cosa ci stiamo a fare qui? Che rapporto c'è fra terra e cielo? Che cosa sono le stelle che ci circondano? Da dove viene tutto questo? E la risposta che è stata data è la risposta della poesia, della magia, dell'astrologia, è la risposta che affonda le radici nella notte dei tempi, ma è anche la risposta della scienza. Ecco, questo vorrei dire. Cioè, la scienza, a partire da Galileo, da quel signore che avete mostrato, che ha cambiato tutto, osservando quelle macchie sulla Luna e descrivendo quelle valli e dicendo intorno a Giove c'è un qualcosa che sembrano satelliti che girano intorno a lui, sono piccole stelle che in realtà sono piccoli pianeti, un mini sistema solare, e ha avuto l'ardire di scriverlo, e da quel momento è cambiato tutto. Ecco, è questo, è il grande racconto delle origini. La scienza non fa altro che fare in maniera diversa, con strumenti diversi, anche molto difficili oggi da seguire, ma ripete questa storia. E bisogna vederla in questo modo. Cioè, ascoltiamo un momento, Guido, questa storia da Maria Pagliato, che ci legge Il canto delle stelle. Sei tu che proprio lo hai chiamato. Sono gli Algonchini Abenaki, lo cito dal libro di Piero Boitani. Noi siamo le stelle e cantiamo. Il nostro canto è di luce. Siamo uccelli di fuoco che attraversano il cielo. La nostra voce è di luce. Tracciamo un sentiero agli spiriti perché sicuri giungano. Tra noi vi sono tre cacciatori che inseguono un orso. Non c'è un momento nel tempo in cui la caccia sia cominciata. Ai monti volgiamo lo sguardo. Questa è la nostra canzone. Piero Boitani commenta questo testo dicendo: un canto di luce di esseri che si sentono uccelli di fuoco e tracciano agli spiriti una via nel cielo, un'operazione sciamanica dunque in qualche modo, che disegnano i tre cacciatori all'inseguimento dell'orsa maggiore e sanno che quella caccia è da sempre, quindi del tempo del mito, e continua oggi nel tempo della scienza. Fissano lo sguardo sui monti e inventano l'orizzonte sul quale essi stessi brillano. La musica delle sfere, ecco ancora Ambrogio, Agostino, citati da Leo Spitzer e Pitagora, di cui parlavamo due mercoledì fa. La musica delle sfere dell'Occidente, qui è il canto di luce delle stelle. Piero, un commento ulteriore. Dunque, intanto, quello è un commento scritto quando ero in preda all'alcol, forse. Ma è vero, però non sono balle, ma la cosa più importante da sapere è che gli indiani nordamericani, in buona parte, gli indiani pelle rossa, insomma, quelli dei film western, si ritengono figli delle stelle, cioè loro vengono dalle stelle, sarebbero una popolazione, diciamo, che è venuta dalle stelle e poi si è posata su questo, è il terzo mondo, c'è, cioè, tutta una storia, terzo mondo non nel senso moderno del termine, ma sono tre mondi uno dopo l'altro. Poi volevo dire una cosa, però, per quello che diceva Guido: quando prima Maria ha letto Aristotele nella Metafisica fa esattamente quel discorso lì, naturalmente lo fa da persona, come dire, sopraffina, qual è, per cui dice: all'inizio del filosofare c'è la meraviglia, è una cosa che già vedeva Platone peraltro, quindi niente di nuovo. Poi aggiunge però, rispetto a Platone, delle cose, e dice che è la meraviglia che ha spinto gli uomini ora e sempre, cioè a dire, gli uomini adesso
che vanno alla ricerca della delle cause, delle cose, eccetera, eccetera, e i bambini, gli adolescenti, cioè l'uomo si innamora, per così dire, si meraviglia del cosmo e si fa domande via via più difficili, fino a quelle che per lui sono ultime, la Genesis to Cosmo, dice, cioè la genesi del cosmo intero. Quella è la scienza. Ma per Aristotele, lui la chiama filosofia, vuol dire semplicemente amore del sapere, in realtà, ma è la filosofia naturale, cioè i presocratici fanno quello, sono i primi scienziati, chiamiamoli così, ancora non c'è la scienza quantitativa, basata sulla matematica, ma i primi schemi del cosmo, in termini razionali, sono di questi filosofi, Talete, i vari, insomma, presocratici, no? Quindi l'altro aspetto è quello della poesia. Subito dopo quel brano che ha letto Maria, Aristotele dice: ma anche colui che ama il mito, il philomythos, è in qualche modo philosophos, cioè ama il sapere, perché il mito è fatto di cose meravigliose, ma l'amante del mito è il poeta, è l'artista. Quindi in realtà anche il poeta è mosso dalla meraviglia, non solo è determinato a produrre meraviglia, come dirà Marino, no? È il fine della poesia, del poeta, la meraviglia, ma la poesia è costituzionale fin dall'inizio, la meraviglia è costituzionale alla poesia, così come è costituzionale alla scienza, no? Quindi in realtà le attività umane principali, attività intellettuali si intende, sono quelle di cui parla Aristotele all'inizio della metafisica, non sta dicendo quelle di fare le scarpe, per fare un paio di scarpe non c'è bisogno di meravigliarsi, si prende la misura del piede, si cerca di imitarla se il calzolaio è bravo, se invece è pessimo. Questo è già un mito, Piero, stai già facendo del mito, perché stai come Platone raccontando favole proprio per spiegare che anche le arti banausiche sono fondate, certo, miticamente. Certo. Guido Tonelli ha scritto nel Cercare Mondi all'inizio qualcosa che mi sembra una buona glossa a quello che tu stai dicendo, se tu me lo permetti, che uno scienziato glossi un letterato. La capacità simbolica moltiplica le nostre potenzialità e ci permette di superare i limiti angusti della vita ordinaria. Ogni società si costruisce attorno a una cosmologia, lo hai accennato di nuovo stasera. Nessuna civiltà, grande o piccola che sia, può reggersi senza il grande racconto delle origini. Abbiamo sentito le stelle che cantano e gli uomini che si identificano con quelle stelle, nostri antenati. Nessuna civiltà non può esistere senza costituire l'impalcatura su cui si edificano i rapporti tra i gruppi sociali e si regolano quelli tra gli individui. Quindi non c'è solo Heisenberg che nel 1970, ci ricorda Piero, ha fatto una conferenza sulla bellezza, lui che ha portato un disastro, un caos assoluto nella fisica con la quantistica. Un elettrone che si trova contemporaneamente qui e sulla stella Vega ed è sempre quell'elettrone lì, sfugge alla mia capacità di comprensione, però ammiro e accolgo, e tuttavia questo serve a saldare l'umanità in gruppi, perché proiettandoci lassù ci riconosciamo, lo ha detto Lina Bolzoni, come tutti limitati, poveri uomini che guardano le stelle per rinforzare la propria fiducia nell'umanità. Sì, c'è due aspetti, diciamo. Accettiamo che la scienza prosegua con metodi diversi quel cammino, no? E che quel cammino sia anche seguito da poeti e da umanisti e da filosofi. Io credo a questa traccia di lavoro, diciamo. La scienza c'ha una potenza in più perché cresce rapidamente, si autocorregge rapidamente, giusto appunto da quando Galileo ne ha stabilito il metodo. Ha cambiato velocità, ha cambiato ritmo, quel metodo scientifico ha permesso un'accelerazione impensabile nelle altre discipline. La scienza penetra in tutti i meandri, i più piccoli, trova un dettaglio, non lo capisce e cambia tutto per capire e inglobare quel dettaglio. È successo più volte nel passato e continua. Allora, questo meccanismo, di cui bisogna essere consapevoli, crea un problema, perché ogni volta che cambia la visione del mondo, cambia tutto. Galileo, quando ha cambiato l'idea che l'umanità aveva, ha scritto quel libro, il Siderius Nuncius, e non immaginava neanche più lontanamente che avrebbe scatenato la modernità. Cioè, l'uomo si è trovato
non più al centro dell'universo, non si dà retta ai libri, ci si confronta con l'esperienza scientifica, il lavoro sperimentale. È stata la più grossa rivoluzione degli ultimi millenni. Lo ricordavamo due mercoledì fa, Freud riconosceva questo a Galileo. Assolutamente, è cambiato tutto, cioè lì per lì non è cambiato niente. I contemporanei non se ne sono accorti di nulla, per alcuni decenni nessuno se ne è accorto. Poi oggi sappiamo che è cambiato tutto. Heisenberg, la meccanica quantistica, Planck, Einstein, Dirac, relatività e meccanica quantistica, primi del Novecento. Qualcuno mi può spiegare la cultura del Novecento senza quella rottura? Cioè mi può far capire Freud o Pirandello o Kokoschka o diciamo senza Fontana senza quella rottura epistemologica? Proprio Pirandello lo ma in quegli anni lì, quando è avvenuta, nessuno se ne preoccupava. Erano 30 che discutevano a Bruxelles nell'albergo di meccanica e che capivano di cosa stava succedendo. La società aveva altri interessi. Allora, questa cosa succede ancora oggi. Questo io dico. Ancora oggi la scienza cambia paradigmi, correndo a una velocità difficile da seguire per noi stessi che siamo scienziati, a una velocità incredibile. Cambia il modo di vedere il mondo, il nostro modo di vedere il mondo oggi è cambiato rispetto a 10 anni fa, non abbiamo più la stessa visione, la nostra idea sul futuro dell'universo è diversa ora di quella che avevamo 5 anni fa, tanto per fare 2 esempi, 20 anni fa c'erano dubbi che l'universo è nato dal vuoto, oggi abbiamo una ragionevole certezza che questa è la genesi, cioè sappiamo il perché è nato l'universo, ma sappiamo il come. Da un'imperfezione, tu ci spieghi che è nato da un momento in cui... 5 anni fa sì. Abbiamo scoperto il bosone di Higgs, ora sappiamo che l'universo potrebbe di colpo svanire in un'immane bolla di pura energia, che non è eterno. Speriamo non questa sera. Allora, queste cose che cambiano la visione del mondo sono destinate a cambiare tutto, anche i rapporti fra noi, anche i rapporti sociali. Io dico, dobbiamo discuterne, dobbiamo valutarne le conseguenze, dobbiamo conoscerle queste cose. Maria Pagliato, ti posso chiedere, grazie Guido, posso chiederti come risposta di noi umanisti a questa ecpyrosis, a questa apocalisse, a questo un po' di messianismo. Io vorrei prima Dante e poi l'Ariosto, così ritorniamo con Lina Bolzoni a quel fuori di testa a cui eravamo poco fa. Dante prima di tutto, così incomincia il paradiso. Non dimentichiamoci che Dante apre e chiude la commedia con le stelle, perché tempera che il principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino fece di prima quelle cose belle, e quindi le stelle sono già mosse di prima che le cose belle, cioè il movimento dell'amore che muove il sole e le altre stelle, cioè l'ultimo verso è già qui nell'amor che mosse di prima quelle cose belle. Allora, appena è passato questo aeroplano che fa parte oramai degli ultimi anni della nostra esistenza, ci ascoltiamo come la gloria di colui che muove tutto per l'universo, attraverso l'universo penetra e si distribuisce più qui e meno là, secondo una legge emanazionistica di tipo neoplatonico, ma che Dante trasferisce in questi geniali versi. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Ond'ella appresso un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sovra figlio deliro, e cominciò: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggio l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale fine al quale è fatta la toccata norma.
Nell'ordine che io dico sono acline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine. Onde si muovono a diversi porti per lo grammar dell'essere e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco in ver la luna, questi ne cor mortali e per motore, questi la terra in sé stringe e aduna. Neppur le creature che son fore d'intelligenza quest'arco saetta, ma quelle che hanno intelletto e amore. Grazie Maria. Questa che abbiamo sentito era la voce di Beatrice, in realtà, che sta spiegando a Dante quello che Aristotele ha sostenuto, che tutte le cose hanno un ordine fra loro e questo ordine è quello che Aristotele ha spiegato. Vuoi leggerci anche il finale della Commedia, Maria, che è il testo numero 9, perché in questo modo questo gran mare dell'essere che tornerà, ce lo ricordiamo, nel naufragar del dolce nel mare dell'esistenza dell'essere di Leopardi. L'infinito può essere letto anche come una grande postilla al paradiso di Dante, vero? E così andrà, come tutti noi fin dal liceo ricordiamo, a finire questa magnifica storia, perché c'è un geometra, un architetto universale che si concentra per identificare un'immagine e non la trova. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando, quel principio ond'elli indige, tale era io a quella vista nova. Veder volea come si convenne l'immago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il velle, sì come rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Molte grazie, sono versi che risentiamo sempre con un immenso piacere. Piero Boitani, l'armonia del mondo di Leo Spitz, questa consonanza universale, perché è musica anzitutto, è soprattutto armonia, musica, no? Nel brano del Paradiso, primo, sì, del Paradiso che non è stato letto, cioè si è saltato dall'inizio alla fine, sì, di Paradiso 1, in realtà Dante sente un rumore, diciamo così, straordinario, che è una musica, l'armonia che temperi e discerni, che è la musica delle sfere. Allora io vorrei fare un brevissimo commento su questo, perché l'armonia delle sfere nessuno l'ha mai sentita, adesso forse la risentono, sì. Chissà. Tra poco ve la facciamo sentire, ecco. Non proprio la musica armoniosa delle stelle, ma un chip chip disarmonico, vi diremo meglio. Ma ci hanno creduto per migliaia d'anni, il primo a teorizzarla è Pitagora, poi la passa a Platone. Platone la consacra e tutti quanti innamorati di Platone hanno ripetuto questa armonia delle stelle, e la sente ancora Shakespeare, perché Shakespeare ne in due dei suoi drammi, cioè nel Pericle alla fine, lì lo sente proprio Pericle, e prima nel Mercante di Venezia viene evocata questa musica universale, ma Dante la sente, appena arriva in Paradiso sente questa musica. La musica delle sfere è quella che le sfere celesti producono ruotando attorno alla Terra, che è il centro dell'universo, e siccome ci sono quelle che si muovono più veloci e quelle che si muovono meno veloci, quelle che vanno più veloci producono un suono acuto, quelle che vanno meno veloci un suono più pesante, più lento. Allora insieme fanno un concerto. Guardate che di questo, in termini naturalmente scientifici, ma di questo parla ancora Keplero, cioè Keplero intitola uno dei suoi libri L'armonia armonica, che è quello, solo che lui dice questa armonia non è sensibile ma è un'armonia intellettuale, no? Tuttavia ricostruisce l'armonia delle sfere. Keplero è anche uno che quando ha bisogno di un po' di quattrini per comprare la 500 alla suocera fa le predizioni astrologiche, per l'appunto, quindi ci
perciò voglio dire, questo concetto della musica celeste, dell'armonia universale, è enorme, è una cosa che dura per circa 3.000 anni nella civiltà occidentale, direi. Tra le mani appunto le ospizie e l'armonia del mondo, appena una frase a proposito del concerto cosmico nell'età barocca. Questo concerto cosmico sottintende le idee di ordine, consensus, armonia, pace, quindi c'è anche un momento politico forte, numeri, il riflesso dell'armonia universale, del suo istitutore e rettore e dell'amore che detta le sue lodi. Sta citando Goethe, il Brudersphären Wettgesang, cioè la gara canora delle sorelle sfere, che riprende evidentemente Dante. Conclude Spitzer, queste composizioni riflettevano l'armonia del mondo, il suo concerto era un concentus, un concento. Se Andrea, mi spiace, scusatemi giù alla regia, ma vi faccio saltare un poco qualche numero, ma se vogliamo passare a questo momento un po' ombroso, perché sennò l'orologio gira e poi restiamo nell'armonia delle sfere e ci consoliamo così. Andrea, io andrei adesso al numero 6, il sole visto dall'osservatorio del Solar Dynamics della NASA, e poi subito dopo, eccolo qua, perché è splendido, sono pochi secondi, ma questo è il sole che viene osservato quotidianamente, e poiché c'è il sole e le altre stelle in Dante, ne abbiamo parlato finora, guardate un poco che cosa accade ogni istante, anche in questo momento, perché il sole non sta dietro alle nostre attenzioni, come direbbe Wiesława Szymborska, il sole non sa che per noi in questo momento è notte senza stelle a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il sole sta continuando questi effetti speciali, straordinari. E mentre va avanti questo sole, ma durerà veramente un minuto e mezzo, io vorrei introdurre per Guido Tonelli il concetto di onde gravitazionali, perché subito dopo, Andrea, appena finito questo, potremo mandare a vedere la guerra in cielo fra stelle che si oppongono, si scontrano e collassano. Abbiamo appena parlato dell'armonia delle sfere e adesso voi scienziati ci venite a far vedere delle cose terrificanti. Anche queste immagini qui del sole un po' paura la fanno, perché sono esplosioni solari, quindi cosa succede in questo momento sul sole? Beh, diciamo, si vede, quando si guarda da vicino qualcosa, si vede che è tutt'altro che armonioso e equilibrato. Questo è un esempio di cos'è una stella, ed è una stella tranquilla, il sole è una stella molto tranquilla, ma si vede che la superficie ribolle di esplosioni, praticamente di fusioni nucleari, diciamo su scala gigantesca. Ciascuna di quelle strutture è grande quanto la nostra Terra, per dare un'idea delle dimensioni. Stiamo parlando di un ribollire di esplosioni termonucleari continuo, con campi magnetici che producono questi plasmi che si vedono per milioni di chilometri che vanno intorno, ed è una stella tranquilla. Le stelle, per esempio, che producono come le supernove, ne esplodono continuamente. Tutte le cose hanno una fine, anche le stelle più massicce finiscono con questa onda di compressione, per cui esaurisce il combustibile nucleare, non c'è più quindi pressione per contrastare la forza di gravità, la materia si concentra all'interno, se sono molto massicce diventano stelle di neutroni, compattissime, un cucchiaino potrebbe contenere la Terra intera, oppure addirittura buchi neri, cioè quando sono molto massicce diventano all'interno un oggetto, fate conto il Sole, lo comprimete nelle dimensioni del raccordo anulare di Roma e quello lì è un buco nero. Ce lo fa vedere Andrea, il buco nero, il numero 9 e poi 10. Che sono oggetti spaventosi, diciamo, che sono fra noi. La nostra galassia, al centro della nostra galassia, andate lì, 30.000 anni luce in quella direzione, eccoli qua, e trovate, guarda, un buco nero, guardate, gigantesco. Guardate un momento che cosa sta avvenendo, adesso ce lo spieghi tu meglio. Ecco, quelli che vedete, quei due oggetti, hanno circa 100 km di diametro, sono piccoli, piccoli oggetti, no? Grandi quanto qui, da qui a Firenze. Ma dentro hanno 30 soli, la massa di 30 soli. Quindi fanno 60 in due. Ora distano 100-200 km fra di loro, vedete, e a un certo punto si inglobano. Collassati. Una catastrofe spaventosa. Immaginate in quel momento, quando si sono inglobati, allora voi prendete la bomba atomica Hiroshima, una frazione di grammo di materia è diventata energia ed è quella bomba spaventosa.
In quella fusione di due corpi celesti, due fra i tanti corpi celesti, tre volte la massa del Sole è diventata energia, tre volte la massa del Sole. Questa energia ha squassato l'universo intero, ha fatto vibrare lo spazio-tempo, che è una specie di rete impalpabile che si incurva quando c'è massa ed energia, quindi vicino ai buchi neri è incurvata. Nel momento in cui questa energia è stata liberata dalla fusione dei due buchi neri, questa enorme rete ha cominciato a oscillare. Vicino ai buchi neri le oscillazioni erano spaventose ed erano talmente grandi che a distanza di 1 miliardo e 400 milioni di anni luce, sì. Quindi 1 miliardo e 400 milioni di anni fa, per chi stava sulla Terra, possiamo dire così. Ma alla velocità della luce, quindi 300.000 km. È arrivata questa piccola perturbazione, ha fatto oscillare di una frazione infinitesima. E adesso vi facciamo sentire. Ha prodotto le onde gravitazionali. Questo suono che sentiamo, il numero 10, Andrea. Quelle ultime vibrazioni, oscillazioni, è tutto lo spazio-tempo che si muove. Quindi voi dovete immaginare che, siccome di fenomeni così ne avvengono continuamente, questo succede continuamente. Raccontaci quindi, però, un poco della storia, perché è bellissima. Tu hai seguito questa storia del bosone di Higgs e lo racconti nei due libri con una passione davvero romanzesca. Racconti l'avvicinamento di questi giovani studiosi, anche qui a Pisa, perché qui accanto, no, si fanno rilevamenti di questo tipo. Poi credo di aver capito dai tuoi libri che ci sarà un osservatorio largo circa 1 milione di chilometri che voi immaginate di costituire, per raccogliere sempre più a fondo nello spazio questi chip che abbiamo appena sentito. Sì, diciamo, le onde gravitazionali sono una cosa fondamentale. Einstein le aveva già immaginate, erano previste da Einstein 100 anni fa, ora sono state rivelate, ma hanno una caratteristica che non è stata sottolineata a sufficienza, cioè sono state emesse fin dai primi istanti del Big Bang. Cioè, mentre la luce, dice il racconto biblico, e la luce fu, è abbastanza corretto il racconto, però ci ha messo quel fu 380.000 anni. Cioè, per 380.000 anni la luce ha giocato con la materia, era talmente densa che i fotoni non potevano liberarsi dalla materia. Quindi l'universo per 380.000 anni è stato un oggetto oscuro e denso. Dopo 380.000 anni ha cominciato a liberarsi la luce, è venuto fuori raggi di luce dappertutto e l'universo è diventato o meno opaco, più trasparente. Le onde gravitazionali invece sono fin dall'inizio state emesse, quindi voi dovete immaginare di poter sentire intorno a noi il racconto delle origini. Cioè, quelle onde contengono, iscritto in quelle onde, ovviamente sono impercettibili attualmente, non abbiamo strumenti per poterle verificare. Il giorno in cui lo potremo fare, quelle onde, le onde fossili del Big Bang, emesse fin dai primi istanti, quindi, ci diranno cosa è successo in quella fase ancora oscura che stiamo cercando di capire. Per questo sono così importanti e per questo bisogna fare un interferometro a Cascina, è 4 chilometri il braccio dell'interferometro e ovviamente la sensibilità è grandissima ma è limitata. L'idea è di fare un interferometro nello spazio che ha un braccio di 1 milione di chilometri e allora la sensibilità diventa adeguata forse a vedere anche questi segnali così microscopici. Che cosa successe all'inizio? Una imperfezione che fece nascere il cosmo. Ancora Guido Tonelli. Tutto potrebbe essere stato determinato da qualcosa di speciale che è successo quando il bosone di Higgs ha preso il centro della scena e ha rotto questa perfetta simmetria che dominava l'universo primordiale. Insomma, l'armonia del mondo, ma una dissimmetria improvvisa che, lo dicevamo già le volte passate, crea nel disordine il nostro essere qui e ora. Piero Boitani, un intervento, ci vuole il microfono che deve essere tenuto molto vicino. Mi veniva in mente, appunto, come si chiama, sì, quello di Calvino, insomma, di Calvino, sì. Che è quella, la signora che fa la pasta, no? Ecco, appunto, forse quello era il disordine iniziale, stavano tutti a guardare le braccia della signora che faceva la pasta e non guardavano l'armonia del... Ma effettivamente questo delle proporzioni, diciamo, gigantesche,
non immaginabili. Io non riesco ad immaginare quando lui dice, dà le dimensioni. Ma infatti, precise, Piero, no? Se ti posso interrompere, la cosa molto interessante è che qui questa sera in piazza, con tutti voi che ascoltate e noi che ascoltiamo, ci ascoltiamo reciprocamente, è proprio la nostra forza dell'immaginazione messa in discussione e ribadita ogni volta. Cioè si tratta di immaginare l'inimmaginabile, se possiamo, ma non rinunciare mai a immaginare e dunque a costituire, sapendo che ci sono dei limiti, delle immagini, delle figure. Se Andrea mi aiuta, potremmo mandare, ho disordinato, scusate, tutto l'ordine della scaletta, ma seguivo le loro voci, cioè i vostri discorsi. Nel 1902, il numero 5, Andrea, dell'elenco di 10, Georges Méliès realizza uno dei primi film ed è molto divertente perché, vedete, questa immagine sulla destra ricorda un poco quel grande oggetto che si trova a Ginevra, solo che lì voi fate collidere dei protoni o quelle cose lì, e invece guardate questo gruppo di inventori folli che sono degli astronauti che hanno deciso, avendo letto Jules Verne, di andare sulla Luna. E allora, vestiti con i loro cappellini del 1905, accompagnati, vedrete, da alcune majorette, si infilano in un grande, in una grande palla come di una pistola o di un fucile, e si fanno sparare sulla Luna. E tutto questo è film muto, evidentemente, infatti sto chiacchierando perché arrivi l'immagine clou. Loro salgono, ecco le majorette in déshabillé da marinaretto sulla sinistra, fra un poco saluteranno la partenza. Tutto questo nasce dall'immaginazione che fra 1850 e i primi del Novecento si installa intorno a questo grande oggetto che non vorrei dimenticare a favore delle stelle, e cioè la Luna. Ecco le maggiorette che spingono e salutano, e gli astronomi e astronauti con un colpo di cannone vengono proiettati su verso la Luna. Vedrete che al tempo non esistevano gli effetti speciali al cinema e dunque non si poteva realizzare una Luna così com'è davvero. E allora guardate che cosa si inventa Méliès, e guardate che il cinema sta nascendo così, comico, nasce con un po' di comicità sulla Luna. La Luna è fatta da una faccia di uomo dietro a un telone e ricorda quella cosmicomica di Italo Calvino in cui si dice che la Luna è fatta di ricotta o un poco di plastica, la vedete? Ecco che ha ricevuto la Luna nell'occhio la pallottola, escono gli astronomi astronauti, si fanno una pennichella sulla Luna e vedremo tra qualche istante ricomparire le stelle. E io, Maria Paiato, mentre finisce il film, durerà ancora qualche secondo, ti chiederei allora di prepararti alla lettura dell'Ariosto che poco fa ti avevo chiesto di anticipare, e sarà il numero 8 della tua lettura. Ecco intanto i nostri astronomi astrofisici e astronauti dilettanti. Nasce la Terra, vedete, sullo sfondo. Molto bella questa invenzione della Terra che nasce vista dalla Luna. Gli astronauti si distendono a dormicchiare perché è arrivata la notte, visto che sale la Terra in cielo. C'è un immaginario rovesciato molto divertente. Salutano e si addormentano. E tra poco passerà la stella cometa e nasceranno delle stelline, ed ecco che io ho fatto, come dire, l'accompagnamento vocale. Ecco la stella cometa che rotola sul cielo ed ecco le stelline su cui il nostro filmato si interrompe. E allora il sole e le altre stelle, sì, ma anche la luna. Ecco come Ludovico Ariosto nel 34esimo del Furioso inventa la luna, che sarà poi sul tavolo di Galileo Galilei mentre lui guarda la vera luna con il cannocchiale nel 1610. Tutta la sfera varcano del fuoco e indi vanno al regno della luna. Veggon per la più parte esser quel loco come un acciar che non ha macchia alcuna, e lo trovano uguale o minor poco di ciò che in questo globo si raguna, in quest'ultimo globo della terra, mettendo il mar che la circonda e serra.
quivi ebbe Astolfo doppia meraviglia, che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tondo rassimiglia a noi che lo miriam da queste bande, e caguzzar conviegli ambe le ciglia, sin di la terra e il mar che in tondo spande, discerner vuol che non avendo luce l'immagin lor poco alta si conduce. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi. Altri piani, altre valli, altre montagne, can le cittadi hanno i castelli suoi, con case delle quai mai le più magne non vide il paladin prima né poi. E vi sono ample e solitarie selve, ove le ninfe ognor cacciano belve. Non stette il duca a ricercare il tutto, che là non era asceso a quello effetto. Dall'apostolo santo fu condotto in un vallon fra due montagne stretto, ove mirabilmente era ridotto ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna. Ciò che si perde qui, là si raguna. Non pur di regno di ricchezze parlo, in che la ruota instabile lavora, ma di quel che in poter di tor di darlo non ha fortuna, intender voglio ancora. Molta fama è lassù che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, vani disegni che non han mai loco, i vani desideri sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Ovviamente la parola a Lina Bolzoni. Questa diciamo, è una delle invenzioni più geniali dell'Orlando Furioso, sicuramente. C'è una tradizione naturalmente alle spalle, c'è il viaggio sulla luna di Luciano, diciamo, c'è una tradizione antica. Però la cosa veramente per me più straordinaria è proprio questo fatto, diciamo, che da un lato si sale al di sopra della terra, no? Quindi si acquista un punto di vista diverso. Però a differenza di quello che capitava a Dante, a differenza di quello che capitava in altre ascese al cielo, tipo nel Somnium Scipionis, non è che si veda la verità, non è che si veda finalmente il punto di vista celeste sul mondo, no, si vede l'altra terra, l'altra faccia della terra appunto. E questo credo appunto che non solo sia un'invenzione geniale dal punto di vista poetico, ma risponde a quella che è la straordinaria modernità del poema, un poema eroico in cui chi lo scrive da un lato si presenta come il nuovo Virgilio, canto, no? Le donne, i cavalieri, gli amori io canto, d'altro lato subito dopo dice ma anch'io sono pazzo per amore. E qua veramente diciamo, c'è il fatto che si moltiplicano i punti di vista e la luna appunto ci fa vedere un'altra dimensione della Terra. E volevo ricordare che non a caso, oltre che da Galileo, l'Ariosto era amatissimo da Giordano Bruno, cioè il filosofo dei mondi infiniti, il quale cita proprio questo episodio della salita appunto sulla luna per dire che c'è una relatività di punti di vista, che appunto così come noi guardiamo la Luna, così dalla Luna si può, no, guardare la Terra. E l'altra cosa affascinante è che, come sappiamo, quando l'Ariosto descrive appunto tutto ciò che si trova sulla Luna, che è quello che si è perso sulla Terra, ha in mente Alberti, e ha in mente una delle intercenales di Leon Battista Alberti che è dedicata ai sogni, e questo a me sembra molto significativo, perché appunto cos'è la luna per Ariosto? Non è
l'altro mondo, non è il mondo celeste, non è il mondo di Dante, no, ma è appunto una realtà che è nello stesso tempo terrena, ma come il sogno ci fa vedere una dimensione, diciamo, che non è immediatamente realistica. E volevo ricordare anche un'altra cosa bellissima di Giordano Bruno, che legge questo passo dell'Ariosto e che si collega ai discorsi che abbiamo sentito prima, nel senso che appunto a un certo punto l'Ariosto, che gioca sempre molto, no, con i punti di vista, e che si è a sua volta presentato come uno che è pazzo per amore, come il suo eroe, dice: ma chi salirà per me, Madonna, in paradiso, no, a recuperare il mio perduto ingegno? E poi dice: ma il mio ingegno forse non è così in alto, no? Se tu, donna, insomma, lo permetterai, lo recupererò sugli alabastrini poggi. Ecco. Quindi vedete, c'è anche a livello proprio formale un gioco di prospettive straordinarie. E Giordano Bruno cosa fa? Giordano Bruno riprende questo gioco erotico di distanziamento per dire che finalmente i cieli si sono aperti, che finalmente con Copernico sono cadute le barriere del mondo, e qui naturalmente cita Lucrezio. Quindi c'è un gioco di prospettive e anche un senso di liberazione dai limiti che passa anche attraverso questa invenzione poetica. Grazie Lina, molto acuto quello che stai dicendo, e soprattutto ci hai portato di nuovo dall'Ariosto a Galileo, a Tycho Brahe. Si scoprono stelle, si scopre che le vecchie stelle stanno scomparendo, che l'universo dantesco non ha più consistenza, e l'anno dopo, come ci ricorda Piero Boitani nel suo libro, rispetto al 1610, John Donne, un grande poeta metafisico inglese che adesso Maria Pagliato ci leggerà, nel Anatomy of the World, l'anatomia del mondo, si trova terrorizzato, sente che il cosmo è ricaduto nel caos, sto leggendo da Piero Boitani, il sole è perduto perché non ruota più intorno alla terra, la nuova filosofia mette tutto in dubbio, e mentre Giordano Bruno qualche anno prima ci lascia magari la pelle a Campo dei Fiori, ma ci offre un nuovo universo in espansione, un infinito universo che è uno ma molteplice, cioè in fondo il nostro universo attuale, John Donne accompagna con questo luttuosissimo canto barocco un addio all'universo armonioso nella disarmonia del mondo. Maria Pagliato. Così, dalla sua prima ora il mondo decadde. La sera fu l'inizio del giorno, e ora le primavere e l'estate che vediamo sono come figli di donne dopo i 50 anni. E la nuvola e la nuova filosofia mette tutto in dubbio. L'elemento del fuoco è affatto estinto. Il sole è perso, e la terra, e nessun ingegno umano può indicare all'uomo dove cercarlo. E apertamente gli uomini confessano che questo mondo è estinto, quando nei pianeti e nel firmamento ne cercano tanti nuovi. Vedono che questo si è sgretolato tornando ai suoi atomi. È tutto in pezzi, scomparsa ogni coesione, ogni giusto sostegno e ogni relazione. Principe, suddito, padre, figlio sono cose dimenticate. Poiché ogni uomo per conto suo pensa di dover essere una fenice, e che allora non potrà esserci nessun altro che lui di quella specie che è lui. Poiché le parti più sottili e immateriali del mondo sentono questa ferita che consuma e gli strali dell'età, poiché la bellezza del mondo è decaduta o svanita, la bellezza che è colore e proporzione. Noi pensiamo che i cieli godano della loro sferica, della loro circolare proporzione che tutto abbraccia, e tuttavia il loro corso variato e perplesso, osservato in epoche diverse, costringe gli uomini a scoprire tante parti eccentriche, tali diverse linee verticali
e tali trasversali da sproporzionare quella pura forma. Ciò lacera il firmamento in 48 sezioni e in quelle costellazioni sorgono nuove stelle e le vecchie ci svaniscono dagli occhi, come se il cielo soffrisse i terremoti, pace o guerra, quando sorgono nuove città e le vecchie vengono demolite. Hanno recintato in uno zodiaco il sole nato libero e tengono svegli 12 segni a sorvegliare i suoi passi. Il cancro e il capricorno lo controllano e lo spaventano affinché si ritiri, che altrimenti potrebbe correre all'uno o all'altro polo se questi tropici non lo impastoiassero. Poiché il suo corso non è circolare, né può il sole completare un cerchio perfetto o mantenere dritta di un pollice la sua via. Ma dove oggi è sorto più non spunterà, ma con linea ingannevole sguscia accanto a quel punto e così è serpeggiante, e mostrandosi esausto per un tale barcollare intende addormentarsi, caduto ora noi più vicino. Lo stesso è per le stelle, che si vantano di correre sempre in cerchio, ma nessuna va a finire dove aveva cominciato. Ogni loro proporzione è zoppa, scende, cresce, poiché di meridiani e paralleli l'uomo ha tessuto una rete, e questa rete ha gettato sui cieli, e ora essi sono proprietà sua. Riluttando a salir sul colle o in tal modo affannarsi a salire al cielo, il cielo facciamo venire a noi. Noi sproniamo, imbrigliamo le stelle e nella loro corsa variamente sono disposte a obbedire al nostro passo. Grazie Maria. Un'angoscia metafisica ma anche estetica, perché come abbiamo sentito questo John Donne, che sta scrivendo l'anno dopo rispetto all'uscita del Sidereus Nuncius di Galilei, è sconvolto dal fatto che l'Ellisse, che Galilei non accetta fino in fondo, perché il cielo deve essere un cerchio perfetto, così come Dio lo ha creato, sta incominciando a incrinarsi anche il cerchio. E qui abbiamo sentito questo cerchio perfetto che in qualche modo si altera. E di fronte a questa metafisica angoscia, cerchiamo invece di avvicinarci al nostro tempo per andare a conclusione, perché l'orologio sta arrivando all'ora opportuna. Piero Boitani, tu ricordi nel tuo libro che un artista tedesco, un romanziere, Hermann Brock, che aveva anche studiato matematica e fisica, si dedica a una scena bellissima. Virgilio, che ha inventato la notte, come tu dici, fra tante altre cose che ha inventato, arriva infine a fissare le stelle nell'ultimo momento e si domanda se quella volta cristallina, quella dei segreti celesti, non stia per spezzarsi, anche lui come John Donne, 300 anni dopo, per rivelare a lui che sta morendo l'ultimo simbolo della notte. Ti chiederei di leggere questo passaggio. Questo è dalla morte di Virgilio, appunto, di Hermann Brock, 1944 se non sbaglio. Comunque nei dintorni della guerra o durante la guerra. Egli fissava le stelle, il cui corso, determinato dal destino, determinava il destino, e che doveva presto compiersi dopo migliaia di anni, ciascuna stella seguendo il destino per la propria via e insieme spingendo avanti il destino di padre in figlio nella schiatta dei tempi. E lo salutava il presente del cielo, che si stendeva dal visibile all'invisibile per compiere il ciclo del ridonato sapere. Lo salutava di là, al margine sudoccidentale, familiare e inquietante, il segno dello scorpione, dal corpo minacciosamente ricurvo, immerso nella mite corrente della Via Lattea. Andromeda posava il capo sulla lata spalla di Pegaso, ciò che non può mai svanire irradiava un invisibile saluto, e dall'evo infinito e sempiterno creato dall'oltremondo lo salutavano le 10 fiammelle del dragone, spodestato dal trono di un tempo.
Grazie questo. Piero. Guido Tonelli, ci avviamo a concludere. Le stelle se ne saranno mai accorte, si domanderebbe Wisława Szymborska. Un granello di sabbia non sa di essere un granello di sabbia, quella bellissima sua poesia. Le stelle sanno di essere stelle. La domanda è piccoli cenni, brevi cenni sull'universo, ma in sostanza siamo noi che da qui stiamo guardando tutto ciò. E tutto quello che abbiamo messo in gioco questa sera, la poesia, la metafisica, la filosofia, l'arte, la letteratura, il pensiero, sta andando verso un oltre. E questa oltranza è il tipico dell'uomo. Proprio quando si accorge di essere piccolo e sbalzato fuori dal centro dell'universo, continua a cercare altri mondi. Diciamo, la nostra consapevolezza cresce, tanto più ci inebria per qualche verso il progresso che si è fatto, la conoscenza, tanto più devi aver consapevolezza della finitezza e della irrisoria essere accessori, diciamo, essere veramente cosa irrisoria, cosa infinitesima. È la nostra visione del mondo. Che cos'è la scienza? Che cos'è anche la filosofia? È la maniera con cui noi, scimmie antropomorfe che hanno qualche milione di anni di evoluzione alle spalle, si costruiscono il racconto di sé e di quello che ci circonda. È solo la nostra visione del mondo e per questo la possiamo cambiare. Siamo noi che la cambiamo, siamo noi che la produciamo, siamo noi che cerchiamo di adattare quelle povere categorie mentali di cui si parlava all'inizio, quelle da cui devi allontanarti se vuoi spiegare il mondo o capire il mondo. E più lo vuoi capire in dettaglio e più devi andare distante dal mondo comune, dal senso comune. E allora scopri, quando vai veramente nell'infinitamente piccolo o nell'infinitamente grande, quando studi le particelle elementari o studi le grandi galassie, adotti con difficoltà anche per noi, un metodo, una maniera di vedere le cose talmente complicata, talmente distante da quella a cui sei abituata, che ti senti vicino i poeti e i pazzi, che sono forse gli unici che si avventurano con l'immaginazione negli stessi territori, che sono territori pericolosi perché rischi di perderti. Pericolosi perché se vuoi fare qualcosa di nuovo rischi di gettare l'amo troppo in avanti, di fare il passo più lungo della gamba, rischi di precipitare, oppure rischi di ripetere cose già dette. Sei lì, continuamente sospeso fra questo tentativo di capire e di costruire qualcosa di nuovo e la paura di sbagliare. Questo vuol dire avere consapevolezza dei propri limiti, cioè più comprendiamo l'universo, la materia, il bosone di Higgs, da dove è nato tutto questo, che fine farà, più ci facciamo queste domande e più abbiamo consapevolezza dell'estrema finitezza e irrisorietà, direi, del nostro ruolo in tutto questo. È tutto molto importante quello che facciamo, quello che diciamo, ma se guardiamo le cose un secondo, ecco, ora siamo in Piazza dei Cavalieri, ci alziamo di 100 metri, di 100 chilometri e vediamo l'Italia, poi ci alziamo di 1000 chilometri, vediamo la Terra, poi ci alziamo di 1 milione di chilometri e cominciamo a vedere i pianeti e il Sistema Solare, poi ci allontaniamo e il nostro Sistema Solare diventa una piccola stella a 30.000 anni luce dal centro della galassia, poi ci alziamo ancora e la nostra galassia diventa un piccolo grumo di stelle e intorno a questo piccolo grumo di stelle vediamo 100 miliardi di altre galassie, ciascuna contenente 100 miliardi di stelle. Ecco, a quel punto ci dobbiamo chiedere che cosa siamo, solo a quel punto. Grazie infinite Guido. Piero Boitani sta cercando la ginestra di leopardi, questa consistenza, questa resistenza leopardi. Leopardiana. Questo è leopardi. Stavamo ascoltando leopardi. Quando dicevo i poeti, io infatti ho sussurrato all'orecchio di Piero, finiremo proprio con leopardi e tra un istante queste vaghe stelle dell'orsa che per tutta la giornata serata ho sperato di vedere. Piero, forse
invitiamo solo chi ci sta ascoltando a rileggersi La Ginestra, un poemetto vero e proprio, molto lungo, dove l'idea di fondo è: lo sterminator Vesevo continua a esplodere per tutta l'eternità, ma l'uomo, come la ginestra tenace, continua a lanciare il suo sguardo oltre. E allora lo stesso movimento che Guido faceva adesso è quello di Leopardi. Ricordate che appunto l'inseguire il movimento addirittura delle spirali della galassia, i punti sempre più lontani dai quali la Terra, il movimento, lo stesso sistema solare non sembra che un punto, eccetera, no? Ecco, quello volevo richiamare, che è bellissimo che lui appunto, nel, forse senza neanche rendertene conto, lo hai fatto un po' truccato, no? C'era questa cosa per cui noi siamo abituati, poi in fondo i poeti le cose le hanno dette abbastanza chiaramente e seriamente, come gli scienziati, forse anche più degli scienziati per certi versi, perché le parole le conoscono meglio, non molto altro, ma le parole sì. Una cosa io volevo dire, la conclusione che avevo qui nel libro era proprio un pezzo di poesia brevissima, ed era una poesia di Marina Svetaeva, che diceva che il poeta nel sonno conosce la formula del fiore e la legge delle stelle. Basta quello. Perfetto. La formula del fiore e la legge delle stelle. Lina, non so se tu vuoi dire ancora una parola su qualcosa. Io ti volevo convocare su I pianeti in Giulio Camillo, ma immagino che alla fine di questo percorso, proprio per salutarci e poi ascoltare Leopardi. Volevo solo ricordare un grande poeta, filosofo, Tommaso Campanella, a sua volta, che ha dovuto fingersi pazzo per sopravvivere in un mondo pazzo, il quale diceva: noi siamo come vermi nel ventre della terra e per questo dobbiamo andare con grande rispetto, no? Avere proprio questo senso delle proporzioni. Guido ci ha portato in alto, Campanella ci portava in basso, però sempre con questo senso appunto delle proporzioni, anche con questa idea bellissima, anche se magica, di andare con rispetto verso la terra, che è un mondo vivo. La parola importante, il rispetto verso l'alto, verso il basso, qui dove siamo, là dove guardiamo. Maria Paiato, hai incominciato tu con Le vie dei canti di Bruce Chatwin, chiuderai tu con una delle poesie più belle della storia, senza alcun dubbio. Qualcuno che si affaccia dal paterno giardino, dalla finestra di casa sua e guarda e dialoga con le stelle, che sono vaghe, tremolanti, e sono quelle dell'orsa che ci danno con la stella polare la diritta via che spesso si smarrisce. Vaghe stelle dell'orsa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne, allora che tacito, seduto in verde zolla, delle sere io solea passar gran parte, mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana rimota alla campagna, e la lucciola errava appo le siepi e in su le aiuole, sussurrando al vento i viali odorati ed i cipressi là nella selva, e sotto al patrio tetto sonavan voci alterne e le tranquille opere dei servi, e che pensieri immensi, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava, arcani mondi, arcana felicità, fingendo al viver mio, ignaro del mio fato, e quante volte questa mia vita dolorosa e nuda volentier con la morte avrei cangiato.
Grazie Maria Pagliato, grazie Piero Boitani, grazie Lina Bolzoni, grazie Guido Tonelli, e con loro voglio ringraziare per tutte le quattro giornate che oggi si concludono anche Elisa Guidi e Andrea Pantani. Senza Elisa Guidi e Andrea Pantani non saremmo stati qui, non so dove siate, ma un grazie veramente di tutto cuore, così come anche a Andrea Freccioni, Laura Cerrai e Francesco Caracci, i quali hanno sostenuto quasi sempre più di quanto io stesso avrei sperato, con immagini, musica, una regia attentissima, queste quattro serate che erano, lo ricordo, La natura delle cose con Vincenzo Barone, il direttore della scuola, e un chimico anche che ha molto creduto, e di questo lo ringraziamo di cuore, in questo primo tentativo che speriamo di poter riprodurre negli anni prossimi. Con lui c'era il 17 maggio Alessandro Schiesaro e Anna Bonaiuto, che ha letto Lucrezio. Dopo La natura delle cose, Ritmi e algoritmi, Paolo Zellini, matematico, Nicola Piovani, compositore, Franco Marqualdi, poeta, e Simone Argentieri, psicoanalista, Telmo Pievani e Carlo Boccadoro per la musica. La settimana del 7 giugno era La natura della mente, e oggi dalla mente non potevamo che risalire alle stelle fra terra e cielo. Speriamo che dalle stelle qualcosa per il futuro, una piccola stellina cadente che poi torna a risorgere dall'altra parte, ci porti ancora agli anni a venire. Grazie soprattutto a tutti voi che siete numerosi e così attenti. A presto.